Buonasera Manuel Pucciarelli, ciao Manuel, ben ritrovato con il sorriso perché hai segnato un gol importante, però subito hai mostrato grande rispetto per Pescara non esultando. Sì, io l'avevo detto che non aveva risultato, ma perché comunque sempre detto e porto assoluto rispetto per la squadra, per la città, per i tifosi, perché sono stato davvero bene quei pochi mesi che insomma purtroppo sono stato solo quei pochi mesi lì, però l'avevo detto e è una cosa che sentivo da dentro, quindi è stato giusto così. Ricordiamo solo un attimo di quella stagione, perché prima Massimo ricordava i tuoi due gol, il secondo importantissimo a Perugia nella gara di ritorno, volevi tanto restare ma poi non sei stato confermato. Un po' dispiaciuto. Sì, esatto, non c'è stato diciamo l'accordo col Chievo per l'anno successivo e appunto ero molto arrabbiato in quel periodo perché volevo tornare solo al Pescara. Purtroppo è andata così, quindi non si può tornare indietro e ormai è andata, però sì, c'ho un bel ricordo perché appunto ci siamo salvati ai playout, ho fatto quel gol in finale, insomma l'ultima partita, quindi c'ho solo ricordi positivi insomma di quel periodo e purtroppo come si è detto non sono potuto tornare l'anno dopo, però insomma va bene così. La partita, soprattutto il primo gol, hai portato a scuola la linea difensiva del Pescara, hai spezzato un raddoppio in area di rigore, destro a giro, troppo facile per te. Sì, vabbè, diciamo che è venuto un bel gol appunto, loro appunto hanno raddoppiato, magari sono venuti troppo su di me, quindi ho visto lo spazio in mezzo e ho deciso di andare lì, poi è andata bene appunto perché non sempre va così, ecco, lo sappiamo bene. E poi siamo stati bravi soprattutto a far gol subito dopo e la partita si è messa per noi insomma in maniera molto positiva, molto più facile dopo. Diceva il tecnico Mamona sull'out di destra, tu che venivi incontro, Carsol che attaccava la profondità, avete diciamo colpito al massimo quelle che sono le lacune della fase di non possesso del Pescara. Esatto, secondo me l'abbiamo preparata veramente veramente bene, è stata quella la chiave della partita, perché avessimo giocato come sempre forse oggi non sarebbe andata così secondo me, e quindi sono stati molto bravi il mister e tutto lo staff nostro a prepararla in questo modo. Una domanda per Manuel Pucciarelli da studio. Sì, Gianluca Colonnello. Ciao, soprattutto volevo farti i complimenti. No, per... Non ha ancora compiuto 33 anni, vero Manuel? Non li hai ancora compiuti? È vero, a giugno. Perfetto, Gianluca. Sì, ti volevo fare i complimenti soprattutto per il gol, per la prestazione, e ti volevo chiedere se hai ancora dentro di te, pure vabbè, hai 32 anni, sei ancora giovanissimo, scherzo, e ambizione di tornare più su. È una bella domanda e intanto vi ringrazio, insomma la ringrazio per i complimenti. L'ambizione c'è sempre ovviamente, l'ambizione c'è, chiaramente magari onestamente non è più quella di un tempo, perché sono cambiate tante cose, perché sono successe tante cose, come ho detto quella di non essere tornato lì e aver fatto quei 6 mesi successivi al Chievo quasi fuori rosa, perché hanno voluto fare questa cosa qui di non farmi trasferire di nuovo al Pescara, è una delle cose che mi ha fatto pensare in maniera un po' negativa, no? Di questo calcio moderno, ma mettiamola così, è brutto da dire, mi piace parlare in questo modo, però purtroppo insomma ci sono state situazioni molto molto strane nei miei confronti, quindi mi hanno fatto pensare alcune cose. Poi ovviamente l'ambizione c'è, ma l'ambizione per il momento ovviamente è quella di finire bene quest'anno, è quella di fare un gran campionato con la Vispesaro e di rimanere qui il più possibile, perché comunque stiamo progettando qualcosa anche di più importante in futuro, quindi per ora è questa. Poi come si sa nel calcio non si sa mai, quindi cioè, per il momento però penso a finire quest'anno. Lo sai quante volte ho parlato con Manuel Pucciarelli? Lo sai quante volte ho parlato con Ferrari, il tuo agente, ormai ci conosciamo, perché l'ho tempestato di telefonate in quel periodo quando no, si parlava di un tuo ritorno a Pescara, però suo malgrado insomma non c'è riuscito e tu eri davvero pronto a tornare subito anche a piedi, purtroppo è andata così, esatto. Però non si sa mai. Sì, io ricordo di te ancora quel gol in Pescara Empoli, che purtroppo lì girò il campionato del Pescara, il Pescara di Marino, l'Empoli di Sarri, l'Empoli andò in Serie A grazie a quel tuo gol a fine dicembre di 10 anni fa. È vero. Su assist di Croce. Bravissimo, grande memoria. Ah, me ricordo anch'io a Pescara, questo penso sia il terzo, il quarto. Sì, segnare al Pescara. È vero. Diciamo che però insomma